dei premi ed ovviamente non ci può essere assegnazione dei premi senza la giuria.
La sigla. È stata proprio la sigla che ha accompagnato le 14 puntate che abbiamo fatto insieme a Micaela Ciccia. È la sigla che ci ha accompagnato durante tutto questo viaggio in cui abbiamo conosciuto e scoperto le nostre ragazze, le nostre 26 finaliste. Lo ricordiamo, questo è il primo talent dedicato alle Amazzoni maggiorenni provenienti da tutte le regioni d'Italia. Volevo ripeterlo per l'ultima volta, anche se non sarà l'ultima. Quindi ecco, tutte le regioni d'Italia sono rappresentate nelle ragazze che andrete anche voi a scoprire questa sera, ma vogliamo raccontare al nostro pubblico, ai nostri telespettatori, come siamo arrivati a scegliere queste 26 finaliste? Sì, noi abbiamo aperto le candidature ovviamente per tutte le regioni d'Italia, si sono presentate circa 250 ragazze. Abbiamo composto una commissione di 7 docenti, tra i quali ovviamente c'erano olimpionici di calibro internazionale di tutte le discipline, veterinari, osteopati, il direttore generale del centro equestre del Prado del Vivaro, e quindi una commissione davvero importante che ha esclusivamente tenuto conto della loro cultura equestre. Quindi non abbiamo pensato né alla loro bellezza, né ai loro risultati sportivi, né assolutamente neanche ai follower che potessero avere. Le abbiamo selezionate in base all'interrogazione che hanno avuto durante i nostri casting. Dalle 250 alla fine la giuria ne ha scelte 26 e sono le 26 che vedrete qui proprio questa sera. Esatto. Dicevamo appunto della giuria, le vedete che sono in questo momento alla nostra destra e alla nostra sinistra. Mi fa piacere cominciare intanto ad introdurre le aziende sponsor, ve le faccio conoscere iniziando dalla mia destra, la dottoressa Sonia Pambira di TVDM. Equestrian Insight è stata la rivista che ha raccontato tutto il format, una rivista che vanta davvero firme eccezionali, e soprattutto questa sera c'è l'editore Barbara Scapolo. Non poteva mancare, anche visto che siamo arrivati in un'attività post-Covid, tutto quello che si può imparare e perché no anche online, ma anche in presenza. E quindi ad un certo punto abbiamo conosciuto l'Accademia Equestre Online di Daniela Schmid. La nostra sinistra, eccole qui, iniziamo dalla nostra sinistra. Ovviamente le ragazze andavano vestite in qualche maniera e quindi abbiamo ricontattato di nuovo un'azienda leader nel settore, eccola lì signore e signori, Vinci da Vinci, con Simonetta Arze ed Isabella Gasparin. Poi ad un certo punto è arrivata questa giovane fanciulla, probabilmente la più giovane delle sei giurate, e le ha fatto un salto nel buio. Ad un certo punto gli abbiamo chiesto: vuoi fare questa cosa per noi? No. Io produco il merchandising, quindi di botto è riuscita a produrre qualsiasi cosa avesse il marchio, non soltanto nostro ma di tutti gli sponsor. Di lei parleremo più avanti e poi capirete perché. Signore e signori, Equitoria e Victoria Breccia. Quindi una giuria, Miki, di tutto rispetto. Siamo arrivati alla loro presentazione. Tocca adesso però ad arrivare invece agli ospiti che abbiamo alla nostra destra. Le nostre autorità. Esatto, ci ha fatto tanto piacere, questa è ovviamente stata per noi un onore, perché poi arrivare qui ed avere tutte queste personalità, io farò adesso una carrellata su tutti quanti voi, perché mi fa piacere sapere che abbiamo in primis ovviamente il dottor Pierpaolo Pambira, al quale rinnoviamo ancora una volta il nostro grazie per essere qui. Poi l'ingegner Bagalà, che in questo momento rappresenta Palazzo d'Oglio e Forte Village, due strutture che appartengono alla stessa proprietà e che ovviamente fanno lustro ad una regione magnifica come quella della Sardegna. Poi abbiamo Federico Crizzogole, che va a rappresentare Antonio Spanedda, e poi vi spiegheremo chi è Antonio Spanedda, ma un applauso ovviamente anche a Federico, e anche un applauso
a Gianni Toccari, che rappresenta invece la Stivaleria Parlanti, che è un altro dei nostri sponsor qui presenti. Poi ovviamente Raffaele Cherchi, che è il direttore generale dell'Istituto Incremento Ippico della Regione Sardegna, ed è qui per un motivo importante, ed è per questo che vorrei un bel applauso, perché questo format ha varcato le soglie ed è arrivato grazie al direttore, signore e signori, a Fiera Cavalli Verona. E quindi il direttore è proprio qui in rappresentanza di Fiera Cavalli Verona. Poi ovviamente non poteva mancare il presidente Stefano Meloni della FIS Sardegna, il presidente del CONI Sardegna, quindi Bruno Pera, la massima istituzione sportiva, è presente qui, e ringraziamo ovviamente il presidente del CONI Sardegna per essere qui con noi. Ovviamente poi arriviamo in questa parte qui, ci sono dei signori qui verso la fine, e qui vorrei un grande applauso. Perché? Perché vedete questa bellissima scenografia, improvvisata davvero in pochi giorni, e mi fa piacere perché è una scenografia tutta made in Italy, ma made in Sardegna, perché quei due signori che vedete lì vicino, che in questo momento salutano, hanno appena vinto il premio come miglior decoratori floreali d'Italia e sono stati premiati al Festival di Venezia. Eccoli qui, Antonio Doppio e Arlene Verde. Quindi la Sardegna che veramente sta dominando in lungo e largo. Mi fa piacere anche vedere in rappresentanza del comune e della regione, c'è, se non vado errato, l'assessore Alessio Mereu, che faccio un saluto anche a lui. Grazie assessore di essere qui in rappresentanza del sindaco e della regione. Quindi come vedete le massime autorità sono arrivate qui, perché penso che abbiamo fatto davvero una bella strada insieme a tutti quanti voi. Assolutamente, ma non è finita, perché abbiamo anche una lettera che ci hanno mandato in quanto non presenti, che adesso andiamo a leggere. Esatto, come ben sapete ovviamente ci sono in questo momento a Roma la tappa del Longines Global Champions Tour e anche ovviamente il campionato d'Europa di concorso completo. Non volevano mancare le massime istituzioni. Io ringrazio ancora ovviamente il presidente Stefano Meloni, che rappresenta la FISE come territorio, ma ovviamente non poteva mancare, di questo mi fa piacere, il saluto del presidente, l'avvocato Marco Di Paola. Vi vado a leggere quello che il presidente ha voluto mostrare a tutti quanti noi. Il binomio della cultura e dello sport equestre è sempre vincente. Un vero uomo o una vera donna di cavalli non possono essere definiti tali se non perfettamente a conoscenza di tutte le dinamiche del nostro mondo. La Federazione Italiana Sport Equestri forma i suoi istruttori, i suoi tecnici, affinché gli stessi possano divulgare al meglio la cultura equestre. Se a farlo con docenti di impareggiabile livello tecnico sono anche format come The Equestrian Show, la nostra federazione non può che essere grata. Rivolgo il mio personale saluto a quel mondo degli sport equestri, a tutte le istituzioni sportive civili presenti. Auguro agli organizzatori il miglior successo e a tutte le finaliste di The Equestrian Show di Lady Rider 2023 invece di ottenere i successi auspicati. Il presidente Marco Di Paola. Allora Max, abbiamo presentato la nostra giuria, abbiamo presentato le nostre autorità coinvolte in questo bellissimo progetto. Direi che è ora di passare alla presentazione del team che compone questo progetto e che ha lavorato prima, durante, dopo. E comincerei dalla persona che più da vicino ha seguito le ragazze, che più si è impegnata per coordinare tutti i lavori, le sfilate, le esigenze, insomma, di tutte le nostre finaliste, e quindi vorrei chiamare sul palco, per ringraziare immensamente, Gloria Mulas. Ciao Gloria. Gloria, come vedete, non è sola, è insieme a Sua Maestà la Corona, realizzata da TVDM con non so quanti cristalli esattamente, 1800 cristalli, che andrà ovviamente alla testa della vincitrice. Non sarà l'unico premio, però fatemi ringraziare questa ragazza che prima ha organizzato 250 ragazze e poi 26 ragazze, tutelandole in tutto, seguendole in tutto e per tutto, le ha portate qui, le ha guidate come una sorella maggiore. Fate di nuovo un applauso a colei che è stata anche la mia sorella di questo viaggio, Gloria Mulas.
Grazie Max, grazie Michela, grazie EQTV, grazie a tutti voi che in parte anche voi avete creduto a questo format come noi. Vi auguro una buona serata, grazie. Gloria, rimani qua con noi, io poggio questo che tanto posso parlare con l'archetto, l'ho sbagliato sempre anche nelle prove, lo farò anche questa sera, non vi preoccupate. A un certo punto però serve sempre anche chi coordina i social, chi fa le grafiche, chi ha fatto tutta la parte della sponsorizzazione, quindi il ruolo anche che ha avuto con loro. Chi ha fatto dei lanci molto particolari, molto esatto. Ad un certo punto Michela gli ha detto a questo ragazzo che non so se stasera c'è perché aveva degli impegni, dovresti fare dei lanci per la trasmissione. Beh, ragazzi, ci ha preso veramente in parola, perché il terzo mancante del nostro team ve lo presentiamo così. Signore e signori, Matteo Croce. Ragazzi, benvenuti a The Equestrian Show, il primo format. Stop, dai, lo sappiamo, il primo format in Italia, massimi finale. Manda la sigla che non c'è tempo da perdere. Vai. Io sto facendo una grigliata. Non fa nemmeno troppo caldo. Volevo dirvi che... ragazzi, io gliel'avevo detto di muoversi. Sigla. Mandate voi la sigla, dai, per una volta. Sigla! Ed eccoci ragazzi, giunti a fine episodio, noi ci vediamo all'ultimo. Vado a casa a vedere l'episodio, che è finito. Ma ancora qui? Matteo è fatto così. Ci vediamo lunedì prossimo! Ecco, adesso avete capito perché quando gli abbiamo detto dei far dei lanci ci ha preso veramente in parola. Purtroppo Matteo non è con noi stasera, però è solito fare scherzi, infatti è un po' che vi sto guardando per cercare di vedere. Però non mi sembra di vederlo. Ti sembra di... Proviamo a chiamarlo tutti quanti insieme, a vedere se c'è. 1, 2, 3. Matteo! Matteo! Ovviamente Matteo non poteva che fare il suo ingresso particolare. Ecco, lui si fa anche il selfie con le autorità, è ovvio, lui è fatto così. Però vi devo dire che è stato un altro dei compagni di viaggio assolutamente imprescindibili, perché hanno avuto una pazienza insieme a me a gestire 26 ragazze. Lei quando è comodo, se vuol salire qua con noi, stia dopo questa meravigliosa fiori, sfilata. Per carità del Signore, stia attenta ai fiori. Non facciamo come è successo in una famosa edizione che è andata in onda a febbraio. Matteo, vi dicevo, è stato facente parte del team e intanto, signore e signori, ecco un altro qui, grande applauso Matteo per Croce. Matteo Croce. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere qua. Io voglio fare i miei complimenti innanzitutto e ci tengo che siano fatti gli applausi a chi ha reso tutto ciò possibile. Max Menegon. Grazie. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo più tardi. Ci vediamo presto. Pensavo che ci vediamo lunedì. No. Prima di andare, dimmi tutto. Volevamo sapere quale dei lanci che tu ci hai proposto è il tuo preferito. Allora, il mio lancio preferito è quello col paracadute. Sicuramente sì, e infatti devo ringraziare Valentina, la mia fidanzata, che ha provato a uccidermi facendomi lanciare da 4.000 metri. Però dai, è venuto bene. Sì, se lo merita l'applauso Valentina, perché voi non sapete, quest'oggi c'è talmente tanta gente che sta lavorando per noi, cioè voi in questo momento cercate di capire, noi siamo in diretta su YouTube, in diretta sui nostri social, fra un po' inizieranno un sacco di cose, quindi Valentina ha il compito di svelare quello che sta un po' succedendo dietro le quinte, quindi stanno tutti quanti alacremente lavorando e ovviamente abbiamo reclutato anche lei. Ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo presto. Sigla! Grazie Matteo, grazie Gloria. Grazie Gloria. Miki, siamo arrivati quasi all'inizio della serata, però andiamo a spiegare un po' ai signori presenti. Cosa succederà questa sera? Che cosa succederà, esatto. Noi le abbiamo viste ovviamente tranquillamente sedute a casa, le abbiamo interrogate, le abbiamo torchiate, finché poi non abbiamo scelto queste 26 splendide fanciulle. La riuscita del format, anche a detta da parte di Michela, che è in entrata in corsa, è stato che noi non abbiamo assolutamente fatto caso né a bellezza né aspetto fisico né a risultati, come vi abbiamo detto, nulla. Tant'è vero che pensate, il range che vedete questa sera, la più giovane ha 18 anni, la più grande ne ha 52. Quindi noi abbiamo scelto semplicemente perché la commissione ha detto sì,
Loro sì. E quindi si trovano qui queste 26 ragazze. È cosa faranno? È un format, volevo dire, che ha espresso la bellezza della diversità tra 26 ragazze che comunque sono accomunate da una grande passione, che è quella per l'equitazione. Quindi questa è la grande passione, e selezionate appunto per la cultura, quindi un aspetto totalmente meritocratico. Quindi andremo poi a scoprire chi saranno le vincitrici di questo format, e intanto vogliamo mostrarle anche a voi, le nostre bellissime finaliste, no? Ah sì, se volete ve le possiamo anche mostrare, perché da dove siamo partiti? Ad un certo punto, quando abbiamo parlato con EQTV, e qui fatemi ringraziare veramente il lavoro di Simone Gallina e di Roberto Peticchia, che sono stati veramente dei compagni di viaggio, possiamo applaudirli, anche perché vi svelo una cosa, l'applauso non l'ho sentito, eccolo. Più forte, mi raccomando. Quel signore che è dietro le quinte lì va applaudito anche per un'altra cosa. Se tutti quanti voi avete visto gli Europei di San Siro, l'avete visti? Sì, ecco, è stato merito proprio suo. Lui è stato il coordinatore per tutta l'Europa del segnale che è stato trasmesso a tutte le televisioni europee, e stasera è qui con noi, quindi l'eccellenza è qui con noi stasera. Grazie ovviamente al service di Elio, che ovviamente è eccellente anche quello per tutto quello che ci ha dato a disposizione. Vedrete due sfilate. Prima assolutamente in tenuta da gara, quindi le vedete vestite come andranno in concorso, dopodiché le faremo cambiare e le rivedrete in abito da sera, che questa volta non sarà stato fornito dalle aziende, ma scelto personalmente dalle ragazze. Esatto. Se volete, noi le incontrammo tutte quante a Piazza di Siena, piano piano ve le facciamo vedere, ma prendete nota di quello che troverete scritto in basso, e fra poco vi diciamo perché. Le finaliste di The Equestrian Show. Abbinati, e adesso scopriremo perché questi codici, perché anche voi da casa potrete fare la vostra parte stasera nel processo di selezione delle vincitrici. Esatto, avete visto che insieme alle ragazze c'è un codice abbinato, come tutti i concorsi, quindi abbiamo dato la possibilità a tutti voi e a tutto il pubblico che ci sta seguendo a casa, semplicemente scannerizzando quel QR code che avete lì, entrate nel nostro sistema di votazione, eccolo qui, vi si apre, vota la tua preferita. Potete votare una sola volta, attenzione, mandate l'invio e noi alla fine della serata assegneremo il premio vostro e della gente che ci segue a casa. Quindi in bocca al lupo anche a voi, e che per voi vinca la migliore.
Ci siamo? Direi che ci siamo. Ci siamo. Secondo me vi abbiamo annoiato abbastanza, quindi cominciamo con la prima sfilata, ma attenzione, la prima sfilata ha subito un colpo di scena, positivo ovviamente. Purtroppo, ve lo abbiamo detto, ci sono molti impegni che si stanno svolgendo a Roma. Una delle nostre ragazze appartiene all'esercito italiano. L'esercito italiano in questo momento nella caserma di Montelibretti sta ospitando la tappa italiana del campionato d'Europa di concorso completo. Lei, lavorando lì, il comandante non le ha permesso ovviamente di essere qui questa sera. Però, visto che ha fatto un cammino lungo di 8 mesi, noi vi mandiamo comunque una sua clip. Potete comunque scegliere indipendentemente di votarla, non sarà qui con noi stasera, ma intanto iniziamo la serata con il codice 01 e la volta della Basilicata e di Maria Vitelli. La mia passione per l'equitazione nasce in primis da mia mamma, perché lei andava a cavallo e non ha mai fatto gare, però lei mi ha avvicinato al mondo equestre. Andava a cavallo soprattutto col mio istruttore e quindi niente, mi sono avvicinata sempre di più al cavallo e non mi sono mai più allontanata, ho iniziato a fare gare e ora sono qui grazie al mondo, ai cavalli. Io quando ho iniziato a fare l'addestramento sono entrata in un modo e ne sono uscita in un'altra, completamente diversa. Molta più responsabilità, molta più precisione in tutto quello che faccio. Ciao Maria, ti salutiamo da qui, da Teatro d'Oglio, e siamo finalmente arrivati al momento più atteso di questa serata. Sì, io accoglierei ovviamente appena possibile con un grande applauso, perché lei inaugurerà effettivamente dal vivo la sfilata. Signori e signori, siamo arrivati. La prima dal vivo, ma ovviamente la seconda come apparizione, quindi il codice è il 02, per lo 02 chiedo scusa. Se vi piace l'Emilia Romagna, questa sera ve la fa conoscere Alessandra Turci. Emilia Romagna. Esatto, se a qualcuno di voi è piaciuto, è semplicissimo, cliccate il numero 02 e avete dato la vostra preferenza all'Emilia Romagna. Dal nord Italia ci spostiamo in un'altra regione che, come la Sardegna, un po' tutti ci invidiano, la Puglia, e ve la fa vedere Asia Cardinale. Asia Cardinale, il codice è lo 03. Esatto, io ho detto lo 02, vero? Bene, ho già sbagliato. 03. Io ho detto 3, meno male. Credo che c'è sì. Micaela, guardate. Comunque lo ripetiamo per sicurezza. Ci rispostiamo verso il nord Italia, la vediamo già sorridente, pronta a ricevere il vostro applauso. Ce ne andiamo in Lombardia insieme a Chiara Oliviero. Per Chiara Oliviero dalla Lombardia. Esatto, se vi è piaciuto Chiara, il codice è lo 04. Passiamo invece alla nostra quinta finalista. Dal nord Italia ci spostiamo al centro Italia ed esattamente in Abruzzo con Elisa Splendiani. Thank you.
05. Esatto, siamo così arrivati alla nostra sesta. Rimaniamo in Centro Italia, andiamo nella patria della cultura, quella di Dante Alighieri, la Toscana di Erika Cherici. Il codice è lo 06. Per votare la Toscana di Erika Cherici, il codice è lo 06. Vedo le nostre Simonetta e Isabelle attente, perché ovviamente, signori, e qui l'applauso è doveroso, sono completamente vestite da Vinci da Vinci, Cap Italia e Stivaleria Parlanti. Ovviamente Simonetta e Isabella sono qui, si stanno guardando bene le loro creazioni. Noi siamo arrivati alla settima, attenzione, attenzione, lei si è autonominata la nostra Mara Maionchi, quindi zia Mara, che rappresenta le Marche, eccola qui insieme a noi, c'è Francesca Capodagli. Marche, codice 07. Ci spostiamo decisamente verso il sud Italia con, ovviamente lo vedrete perché ha una divisa diversa, nonostante sia giovanissima ha già fatto un bel suo debutto in un campionato d'Europa. Parliamo del codice 08 e della Calabria di Bernadette Rizzuto. Bernadette Rizzuto e la sua Calabria, il codice è lo 08. Siamo pronti, vediamo in rampa di lancio la nostra nona concorrente, il codice è lo 09. Ritorniamo decisamente in Nord Italia, c'è il Piemonte di Camilla D'Urbano. Per il Piemonte di Camilla D'Urbano. Decima concorrente, quindi il codice è il numero 10 e ce ne andiamo in Abruzzo con Gaia Liodori. C'è il codice per l'Abruzzo di Gaia Liodori. Siamo arrivati all'undicesima concorrente. Lei ci dice che è pronta e noi vi facciamo conoscere il Veneto di Giulia Tormen. Codice 011 per Giulia Tormen dal Veneto. Giusto, giusto, il codice 11 per chi vuole votare ovviamente il Veneto. Noi ce ne ritorniamo invece nelle Marche, nuovamente perché le Marche ha piazzato ben tre finaliste all'interno di questa bellissima finale di The Question Show. Ci dicono ovviamente, si stanno cambiando, si stanno preparando, ci sono anche momenti concitati. Tu che le hai viste un po', le hai viste prima da casa e poi le vedi qua.
Come si stanno comportando? Benissimo, sono ragazze meravigliose, l'ho viste oggi prepararsi per la sfilata, abbiamo provato un po' a fare il giro, la passerella, e sono tutte estremamente molto eleganti. Poi lo ricordiamo perché 26 finaliste, alcune regioni hanno collezionato più ragazzi in quanto spiccano per cultura equestre, insomma, e quindi alcune regioni hanno più ragazze che le rappresentano, quindi avrete anche scelta in alcuni casi tra le ragazze. Ed è proprio il caso della prossima finalista, infatti nuovamente in campo scendono qui a Teatro d'Oglio le Marche, il codice è il 12 per Ippolita Sperandini. Marche, questa volta è Ippolita Sperandini con il codice 012. Arriviamo alla tredicesima, quindi a metà della prima sfilata, eccola lì, sgargiante nella sua giacca, pronta a calcare la passerella di Teatro d'Oglio. Siamo giunti al Friuli Venezia Giulia, c'è Lisa Teoharov. Codice 013 per Lisa Teoharov e la sua regione. Voi vi state già facendo, giuria, un'idea? Vi piace la cosa? Avete già le idee belle? No, eh? Siete in alto mare? Siamo molto confuse, questo ci fa piacere perché significa che c'è dell'indecisione, che dovete scegliere, giusto che sia così, ma guardatele tutte perché adesso arriva la rappresentante del Lazio, arriva un'altra rappresentante della disciplina del dressage. Signori e signori, è la volta del codice numero 14, c'è Lisa Badulescu. Badulescu, il codice è lo 014. Esatto, e siamo giunti così alla rappresentante del Lazio, dobbiamo vedere ancora Sicilia, Marche, ancora Lazio, il Molise, la vostra rappresentante che ha vinto ovviamente qui, quindi fra poco potete applaudire la Sardegna. Noi prendiamo qualche secondo perché nel frattempo si stanno sistemando a puntino per essere ovviamente, per cercare di carpire da voi un voto, uno sguardo, una preferenza. Cerchiamo di capire anche da Matteo come vanno le votazioni e come va il canale YouTube, a quante visualizzazioni siamo, così diamo informazioni anche in diretta. Tu puoi fare il disturbatore, se vuoi puoi salire qui da noi al volo mentre noi perdiamo tempo che stiamo aspettando. Siamo, signori, grazie, avete già votato in 2000, quindi significa che la diretta sta davvero andando bene. Pausa terminata, siamo pronti. Signori e signori, è da sostenere perché è la più timida e tra le più giovani, perché è veramente una ragazza molto, eccola lì che respira vicino a Gloria, si tengono per mano, la giovanissima amazzone siciliana con il codice 15, Lorenza Modica. Ma invece ha sfilato benissimo, codice 015 per Lorenza Modica e la Sicilia. Hanno avuto una buona maestra, cioè è stata la maestra che l'ha veramente addestrata benissimo quest'oggi. Dalla Sicilia ritorniamo al centro Italia e ritorniamo nuovamente nelle Marche. Il codice è lo 016 per Lorena Righi.
ascoltare Lorena Righi, il codice è lo 016. Ritorniamo adesso in Centro Italia e ritorniamo nel Lazio. È la seconda delle tre finaliste che hanno vinto il casting per la regione del Lazio. Signori e signori, il codice è lo 017 per Nadia Merolle. Ancora Lazio con Nadia Merolle, il codice lo 017. Eh sì, ci stiamo avvicinando sempre di più alla conclusione della prima sfilata. Esatto, dopo, mentre faremo la pausa, vi daremo questa bellissima notizia che daremo in anteprima questa sera. Nel frattempo le autorità si stanno divertendo. Chi deve votare di voi ha già un po' le idee chiare o no? Perché c'è qualcuno di voi, tipo l'ingegner Bagalà, che ha un compito arduo stasera di assegnare due premi importantissimi, come il dottor Cherchi, che ha veramente un compito molto arduo per assegnare il premio di Fieracavalli, Antonio che invece avrà l'onere di dare il premio di Diego Chiatante, che anche lui dovrà premiare ben tre ragazze. Quindi anche, hai un po' le idee chiare, le vuoi vedere anche in abito da sera, scommetto, e infatti è così. Siamo pronti, siamo arrivati al codice numero 18. Pensavamo, io, Gloria e Matteo, che fosse la regione più difficile, e invece è stata una di quelle che ha portato più concorrenti. Signore e signori, il Molise, Sara Battista. Battista per il Molise con il codice 018. E adesso Teatro d'Oglio, ospiti, famiglie, è il momento della Sardegna. Il codice è lo 019, Eleonora Lilliu. Gioca in casa Eleonora Lilliu con il codice 019. Esatto. E adesso succederà una cosa che molti di voi, magari di quelli che frequentano i social, già sanno. È impossibile non conoscerla, è impossibile non identificarla, ma poi è impossibile non diventare amica di colei che ha lanciato una moda. E adesso capirete perché. Arriviamo al codice 020, signori e signori. Il Trentino Alto Adige, Marie Staffler. Codice 020 per il rosa di Marie Staffler, il Trentino Alto Adige. Esatto, per chi andrà a conoscere Marie vedrà che il rosa è un colore che non le piace assolutamente, ma alla proprio fine ne ha avuto ragione, perché ne ha fatto davvero una moda, un suo lifestyle. Arriviamo fra poco, e per questo vorrei un grande applauso alla prossima, che ha veramente rischiato di non essere qui perché ha avuto un brutto incidente equestre. Abbiamo rischiato di perderla perché è stata addirittura operata d'urgenza, soprattutto nel viso. Ad un certo punto abbiamo deciso probabilmente che l'avremmo persa, ma che per tutto il percorso positivo che ha fatto negli 8 mesi, soprattutto per tutto il sostegno che ha dato alle aziende, abbiamo detto vabbè, casomai comunque in video la portiamo. Lei ha fatto del tutto, ha fatto un recupero lampo davvero degna di una grande leonessa. Signore e signori, l'applauso più grande va all'Umbria di Giorgia Organtini. Thank you.
se volete votare per Giorgia Organtini. Noi adesso ce ne torniamo piano piano alla 22esima, quindi siamo a 5 dal termine della prima sfilata. Torniamo nel Lazio con colei che veramente, quando ci siamo guardati io, Matteo e Gloria, abbiamo detto nessun dubbio di chi portare, ovviamente, oltre alla vincitrice del casting del Lazio, insieme ovviamente alla finale. E quindi ad un certo punto abbiamo scelto proprio lei. Il codice è lo 022, il Lazio di Valentina Curzio. Codice 022 per il Lazio di Valentina Curzio. Ovviamente non poteva mancare la regione che quest'anno penso abbia vinto tra campionato, premi per TV, ovviamente sulle piattaforme online. Penso che è stata una delle regioni che a livello di cultura sportiva e calcistica abbia vinto, e ovviamente culturale e televisiva abbia vinto tutto. Ovviamente parliamo della Campania. Non poteva che non rappresentarla la vulcanica campana che ha il codice 23, Stefania Carbone. Ed è il codice 023 per la Campania di Stefania Carbone. Mancano solo le ultime tre, vediamo un po', voi avete un po' le idee chiare lassù? Sì? Già, cioè, non, avete già deciso per chi votare, non aspettate l'abito da sera? Secondo me si ricrederanno dopo. Ah certo, potete anche cambiare, cioè nel senso, se ci ripensate, cliccate sulla vostra preferenza, annullate il voto e lo date ad un'altra persona. Questo potete farlo, però ricordatevi che potete votare soltanto una volta. Terz'ultima, ovviamente, ma solo come ordine d'ingresso al codice 024. Torniamo in Emilia Romagna con Serena Scatolini. Codice 024 per Serena Scatolini e l'Emilia Romagna. Ed eccola qui, siamo arrivati ad una delle regioni più a nord, più piccoline, che però ha prodotto tanti campioni e non poteva ovviamente che produrre anche la finalista per The Equestrian Show. Signore e signori, il codice è lo 025, arriviamo in Valle d'Aosta con Tatiana Tigani. Per Tatiana Tigani e la Valle d'Aosta il codice è lo 025. Siamo arrivati in conclusione e direi che concludiamo in bellezza. Adesso vi diciamo perché, ed è per questo che vorrei che tributaste un grande applauso, perché ad un certo punto ci ha telefonato e ha detto: io ho un grosso problema, però vi giuro che anche su una gamba sola vengo. E noi non capivamo perché, poi è arrivata qui e l'abbiamo capito. Signore e signori, chiude la sfilata, e con un grande applauso anche da parte nostra, la Liguria, il codice è il 26 ed è lei, Penelope Salvatori. Thank you.
26 per la Liguria di Penelope Salvatori. E dunque avete visto le 26 finaliste in tenuta equestre. Adesso penso che Gloria, alla velocità del lampo, con la frusta come la contraddistingue, le andrà a far cambiare, in modo tale che cercheremo di essere più veloci possibili, anche perché la parte più lunga ovviamente sarà quella del cerimoniale delle premiazioni. Ma adesso arriviamo alla notizia tanto attesa. Mi ha fatto tanto piacere perché ricevere un riconoscimento di questo, ovviamente, oltre che, e ringrazio ancora una volta tutto il lavoro che è stato fatto dal dottor Pambira con il Comune e la Regione, perché questo format ha ricevuto prima il patrocinio della Fise Sardegna e poi del Comune di Cagliari e il sostegno della Regione Sardegna, altrimenti tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi vi ringrazio ancora una volta e possiamo applaudire ovviamente tutte le autorità presenti, visto che siamo di sabato sera e non era ovviamente scontato che fossero tutti qui presenti. Un'altra, per me e per il mondo equestre, istituzione importante che è arrivata è stata Fiera Cavalli. Quest'oggi, cioè quest'anno, abbiamo ovviamente contattato, e ringrazio Armando Di Ruzza, che è l'event manager della Fiera Cavalli per quello che riguarda ovviamente lo svolgimento della Coppa del Mondo, abbiamo cominciato a parlare di questo format e lui mi ha fatto una domanda, mi ha detto proprio testuali parole: quanto valete? Che forza avete? Quindi lui ha voluto capire cosa questo format con le ragazze riuscisse a produrre. A quel punto abbiamo un po' intervistato le aziende, vi dico soltanto dei numeri che per esempio lei può confermare. Dopo l'attività social che le ragazze hanno fatto in una settimana con Vittoria Breccia, Vittoria ha avuto l'incremento sul traffico Instagram e sul suo sito del 4.860%. Quindi devo dire che sono state le ragazze che hanno fatto un'attività di promozione per tutte e 34 le aziende importanti. Ad un certo punto Fiera Cavalli se n'è accorta e parlando con Armando abbiamo deciso, anzi lui mi ha detto, lo fece proprio in occasione della conferenza stampa di Piazza di Siena, mi dice ok ci sto, io ho fatto dico che cosa? Chiama Vittoria, abbiamo chiamato Vittoria e gli abbiamo detto te la senti di fare un viaggio con noi? Lei mi ha detto che cosa? Guarda, una cosa molto semplice, ci hanno dato 30 metri quadri di fronte al padiglione della Coppa del Mondo, devi vendere il merchandising di The Equestrian Show. E lei ha detto sì. Quindi The Equestrian Show sarà a Fiera Cavalli, questa è la notizia importante, non soltanto per promuovere ovviamente il nostro merchandising, ma perché insieme alla TV conosceremo le prossime candidate e quindi cominceremo a produrre contenuti video, le intervisteremo, cominceremo a farle vedere in televisione, cominceremo a farle vedere sui social, sia nostri che ovviamente delle ragazze, che di EQTV, che non smetterò mai di ringraziare. Gloria, se non vado errato, siamo arrivati già con l'apertura delle iscrizioni da circa un mese a 60 ragazze, quindi 60 ragazze, abbiamo già coperto quasi tutta l'Italia, di nuovo normalmente, quindi devo dire che il fatto di essere a Verona ci dà ancora di più uno slancio. Quindi vi ringrazio di nuovo, ringrazio il dottor Cherchi di essere qui in rappresentanza di Fiera Cavalli, soprattutto perché Fiera Cavalli è vicino all'allevamento italiano, il direttore generale ovviamente dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna è una figura importante per l'allevamento italiano, l'allevamento sardo è un allevamento di riferimento a livello non soltanto nazionale ma internazionale, quindi il connubio con The Equestrian Show, con il dottor Cherchi e con Fiera Cavalli questa sera si è davvero consolidato. E stasera, pensate, ve lo dico in anteprima, Fiera Cavalli ha dato una cosa in più: tre ragazze più i loro accompagnatori a spese di Fiera Cavalli se ne andranno a vedere il Gran Premio di Coppa del Mondo, quindi davvero una cosa importante. Grazie, potete applaudire ovviamente, che ci fa piacere. È una cosa che sicuramente ci riempie d'orgoglio, perché Verona come Piazza di Siena è un punto, può sembrare di arrivo, ma a questo punto lo prendiamo come punto di lancio. Noi cercheremo di riportare il format quanto prima e quanto possibile, questo lo chiederemo al dottor Pierpaolo Pambira e magari all'ingegner Bagalà di riportarlo in Sardegna, se vi è tanto piaciuto, vorremmo fare l'edizione 2024, 25, 26, 27, qui in Sardegna, e perché no magari anche al mare, ce ne andiamo a Forte Village oltre che qua a Palazzo d'Oglio, che non sarebbe male come location. Assolutamente no. Esatto, e quindi grazie ovviamente a Pierpaolo. Possiamo spoilerare forse una cosa certa?
che le persone che si iscriveranno e arriveranno in finale la faranno il 21 settembre del 2024. Quindi se c'è qualche ragazza che monta a cavallo, che ha la patente fissa ed è maggiorenne, è semplicissimo: mandate un messaggio alla pagina, dite come vi chiamate, di che regione siete, che patente avete, e poi vi prende in carico quella signorina lì, vi frusterà dalla mattina alla sera per avere informazioni possibili da voi, e noi vi provineremo, perché no, prima a Fiera Cavalli e poi ovviamente interrogandovi con i nostri docenti. Quindi vi invitiamo a partecipare numerosissime. Questi sono alcuni dei grandi traguardi raggiunti da The Equestrian Show. Credo che le ragazze siano pronte, quindi possiamo proseguire con quel momento tanto Atteso, la sfilata in abito da sera. Siete pronti per l'abito da sera? Perché qui hanno esagerato, eh? Non ho sentito il sì? Ah, vabbè, c'è una signora che scende, aspettiamo che riprende posizione, signora non si preoccupi, aspettiamo che ritorni al posto. Sarà il medesimo ordine d'ingresso, quindi il medesimo codice, o confermate l'idea oppure la potete cambiare. Vediamo il nostro disturbatore seriale Matteo, nel frattempo grazie al direttore Sosso che vedo lì le retrovie, grazie per il direttore di Palazzo D'Oglio che è qui stasera con noi, davvero ci fa piacere vedere tutti quanti con noi. Siamo pronti? Ricominciamo signore e signori, adesso si fa sul serio. Arriva la beltà, arriva l'eleganza, che questa sera è rappresentata da questa meravigliosa musa. Ma non so. Ricominciamo, il codice è lo 02, ricominciamo con l'Emilia Romagna di Alessandra Turci. Ed è sempre lo 02 il codice per Alessandra Turci dall'Emilia Romagna. Esatto, il codice è lo 02, un cambio rapidissimo, quindi complimenti alle ragazze e complimenti a tutti coloro che stanno lavorando dietro le quinte. Dall'Emilia Romagna, come vi abbiamo detto prima, adesso ci spostiamo in Puglia. Signore e signori, una bellezza mediterranea, il codice è lo 03, la regione è la Puglia di Asia Cardinale. Asia Cardinale e la sua Puglia. Nel frattempo, mentre aspettiamo la prossima, ovviamente tutto quello che state vedendo questa sera lo potrete rivedere sui canali YouTube di EQTV, ma vi diamo anche un'altra novità, un'altra notizia. Il 25 settembre io e lei ritorniamo in studio a Roma e vi ripresenteremo il backstage, cioè tutto quello che voi non avete visto. Potrete vederlo. Lo rivedrete lì. Con un'altra sorpresa, tre ragazze, non sanno ancora chi, saranno in studio con noi. Quindi il 25 settembre è semplice. Se avete Sky fate il 220, se non avete Sky fate l'151, se avete TV Sat fate il 51 o altrimenti aspettate la replica su YouTube. Quindi è impossibile non vedere The Equestrian Show. Siamo arrivati al codice 04. Torniamo in Lombardia, è la volta di Chiara Oliviero. Codice 04 per la Lombardia di Chiara Olivero. Esatto, e adesso passiamo al codice 05 della Lombardia, torniamo a Centro Italia, esattamente in Abruzzo, e ce lo fa scoprire Elisa Splendiani. Tell me how long you want.
Elisa Spendiani, l'Abruzzo con il codice 05. Vediamo un po'. Simonetta, Vittoria, Daniela, Barbara, Sonia, avete un po' le idee più chiare? Insomma, siete ancora in... volete vederle tutte proprio, fino alla fine. Daniela dice sì, Barbara dice sì. Più volte, noi finché loro reggono andiamo avanti, però non penso che vogliono stare qua tutta la notte. Andiamo avanti dunque con il codice 06, la Toscana di Erika Kerici. Dalla Toscana, Erika Kerici e il codice lo 06. Codice 07 per il centro Italia e per esattamente la regione delle Marche con Francesca Capodagli. Per le Marche di Francesca Capodagli. Quasi due gemelle, li vediamo, ma ne sfilerà soltanto una. Il codice è lo 08 della Calabria, della scintillante Bernadette Rizzuto. Trizzuto e la Calabria, il codice lo 08. Un salto davvero chilometrico, perché dalla Calabria ce ne andiamo direttamente in Piemonte con un'altra sirena. Signore e signori, il codice è lo 09 per Camilla D'Urbano. Votare Camilla D'Urbano, il codice lo 09. Io poi, appena riesco a avere notizie da Matteo, vorrei sapere a quanti voti siamo e a quante visualizzazioni a YouTube. Il nostro disturbatore, attenzione che Matteo può arrivare anche fra di voi, e fate attenzione, è pericoloso. Siamo arrivati alla concorrente numero 10, quindi di conseguenza il suo codice è lo 010, l'Abruzzo di Gaia Liodore. Codice 010 per Gaia Liodori e il suo Abruzzo. L'undicesima concorrente è quella che non ha mai lesinato un sorriso a nessuno di noi e a nessuno di voi nella sua prima esibizione. Nuovamente torna a calcare la passerella di Teatro d'Oglio, il Veneto di Giulia Tormen. Per Giulia Tormen il codice è lo 011. Vedo che il nostro disturbatore si sta informando, quindi fra poco ci darà informazioni. Tu puoi irrompere anche sul palco, Matteo, non ti preoccupare, ci dà informazioni live. Eccolo che arriva alle informazioni del televoto e di YouTube addirittura.
Aspetta, ti diamo il microfono a te. Allora, col televoto abbiamo superato i 2500 voti. YouTube. Beh, YouTube va di pari passo, perché se in questo 400, momento ce l'abbiamo live. Perché se hanno votato in 2500 significa che hanno visto almeno 2500, esatto, persone. Adesso poco più di 200 persone collegate e più di 2500 voti alle nostre finaliste. E quindi significa che la puntata almeno 2500 persone l'hanno vista. Grazie ovviamente a voi. Ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo, grazie per l'aggiornamento, questo lo tengo io che poi ci servirà. Piccola pausa informativa, noi siamo arrivati a esattamente quasi la metà, poco meno. La 12ª concorrente, quindi il codice è lo 012, torniamo nelle Marche. Ce le presenta con il suo passo felpato e scandito, Ippolita Sperandini. Ippolita Sperandini per le Marche, il codice è lo 012. Esattamente alla metà in questo momento, la 13ª concorrente, di conseguenza il codice è lo 013. Torniamo in Friuli Venezia Giulia. Ce lo presenta nuovamente Lisa Teoarov. Venezia Giulia di Lisa Teoarov, al codice 013. E ho visto un po' di approvazione, di complimenti, di applausi da parte delle nostre sei giurate per la nostra friulana. Chissà che magari non abbiano già scritto il suo nome, lo scopriremo solo vivendo, come diceva un grande cantante di nome Lucio Battisti. 14ª concorrente, e ovviamente non poteva che non essere lei. La vedete già, la intravedete, anzi le autorità la intravedono e la parte di questo pubblico nel suo meraviglioso scintillante vestito, il Lazio di Lisa Badulescu. Lisa Badulescu, il codice è lo 014. 15ª concorrente, eccola lì, pronta e immortalata dalle telecamere di Eco TV, che sta riprendendo tutto il backstage, ma noi adesso siamo live per l'esibizione della 15ª concorrente, è la Sicilia di Lorenza Modica. La Sicilia di Lorenza Modica. E anche qui ho sentito qualche applauso, perché secondo me forse nei cuoricini e negli occhi di qualcuno ha fatto colpo la nostra bellissima amazzone siciliana. 16ª al via, pronta a calcare di nuovo la passerella, il codice ovviamente è lo 016, torniamo nelle Marche, c'è Lorena Righi. Thank you.
ed è Lorena Righi per le Marche al codice 016. Mentre attendiamo la prossima concorrente, che eccola qui, varcare la soglia di Teatro d'Oglio, siamo giunti alla 17esima, quindi il codice è lo 017, per il Lazio di Nadia Merolle. E lei è Nadia Merolle dal Lazio. Siamo giunti alla nostra 18esima finalista, è la volta del Molise e ce lo presenta nuovamente Sara Battista. Per il Molise di Sara Battista. Chissà se abbiamo convinto qualche amazzone sarda nel pubblico già a iscriversi. C'è qualcuna che monta a cavallo qui, maggiorenne? Alzate la mano. Vediamo. Lei, signori? Lui con la... Lei? Lei è maggiorenne? Vuole iscrivere? Monta a cavallo in Sardegna? In Brasile? Arriviamo anche lì, signor. Non si preoccupi. Fare The Question Show mondo. Arriviamo anche a The Question Show mondo. In Brasile? E che fa qua stasera? Ah, ce l'hanno mandata, come dicono a Roma. Bene, ci fa piacere. Mani per bene. La sta molestando. Eleonora Lilli. Mondo, nel magico mondo del codice numero 020. È il Zappler. Marie Staffler. Passiamo alla 21esima concorrente, quindi ce ne torniamo pian piano in Umbria, mentre finisce l'intervista con Matteo Croce per il nostro backstage. Eccola qui che fa il suo ingresso in campo. Il numero 21 è l'Umbria di Giorgia Organtini. Giorgia Organtini per l'Umbria, il codice è il 21. Ma Antonio, l'hai vestita tu, ha praticamente tutti i colori della tua coreografia. L'avete fatta? Hai pensato la stessa cosa? Sembrava quasi fatta apposta, ma non era assolutamente fatta così. Passiamo dall'Umbria, rimaniamo anzi nel centro della nostra bella penisola e ce ne andiamo alla 22esima concorrente. Ci presenta il Lazio, Valentina Curzio. Codice 22, se volete votare il Lazio di Valentina Curzio. Esatto, e anche qui abbiamo visto le nostre autorità pronte ad acclamare la nostra concorrente laziale, mentre siamo arrivati invece alla concorrente campana.
e il codice è esattamente lo 023 per Stefania Carbone. Stefania Carbone e la sua campagna. Ultime tre concorrenti, esattamente questa è la 24esima, ovviamente il codice è lo 024 per l'Emilia Romagna di Serena Scatolini. Scatolini, la sua Emilia Romagna, al codice 24. 25esima, penultima uscita, e quindi poi sarà terminata anche dopo le prossime due la sfilata in abito da sera, quindi cominceremo a capire tramite le nostre aziende chi saranno i premi, mentre le aziende che hanno già votato andremo ovviamente insieme a voi a decretare pian piano tutti a 34 i premi da assegnare, ma prima è la 25esima delle nostre finaliste. È la Valle d'Aosta di Tatiana Tigani. Tatiana Tigani con la sua Valle d'Aosta, il codice è il 25. Ultima concorrente, ovviamente in ordine di uscita, eccola qui, la vedete pronta nel suo abito scintillante a concludere queste 52 esibizioni, è la Liguria di Penelope Salvatori, il codice è il 26. Penelope Salvatori e la sua Liguria con il codice 26. Sono tutte. Sì, avete visto l'esibizione di queste 26 ragazze che sono arrivate qui grazie alla loro cultura. Io aspetto da Matteo e da Gloria quando possiamo decretare a questo punto lo stop al televoto, visto che ovviamente le abbiamo viste tutte 52. Matteo, possiamo decretare la chiusura del televoto? Vediamo se mi risponde. Non ci si fila proprio. Matteo, nel frattempo chiacchieriamo. Io, possiamo decretare lo stop al televoto? Vieni tu a dircelo, ci dai un aggiornamento al volo. Ecco a te. Allora, dichiaro ufficialmente chiuso il televoto di The Equestrian Show per eleggere Lady Rider del pubblico 2023. Grazie Matteo. Eravamo arrivati adesso? Abbiamo superato i 2500 voti. Perfetto, e quindi insomma abbiamo fatto quantomeno un buon lavoro. Le idee si sono un po' chiarite qua dietro? Ancora no? Ah sì, Sonia dice sì, Barbara dice sì, Daniela dice insomma, Vittoria dice sì, voi avete le vincitrici, attenzione, le aziende hanno scelto. Max, io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare, visto questi numeri che ha ottenuto The Question Show, il pubblico che ci ha seguito, a parte in tutti questi mesi, in particolar modo stasera, e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato.
Esatto, tutti quelli che hanno votato, tutti quelli che hanno avuto la pazienza di essere qui questo sabato sera. Io faccio una cosa, perché vista l'età ovviamente servono anche questi, perché pian piano abbiamo sempre scritto più cose più piccole, quindi servono anche questi. Stai bene uguale, non ti preoccupare. Beh, anche perché arrivare a 2500 voti significa che per averli avuti 2500 persone, oltre ovviamente tutto il pubblico qui, ha visto la puntata. Esatto. E ha potuto esprimere il proprio gradimento. Mentre terminate le vostre scelte, noi andiamo a vedere in scaletta, avremo da fare invece noi delle consegne particolari. Dunque, vediamo un po'. Iniziamo con, saremo noi che daremo dei premi. Nel frattempo non ve ne andate, perché alla fine ovviamente potete scendere, potete, qualcuno di voi se vuole fare un'intervista con le vincitrici può farlo, può farsi un selfie con tutte quante le ragazze, quindi non vi perdete la cerimonia di premiazione che inizieremo fra poco, ma se mi permettete vorrei chiamare qui sul palco l'assessore Alessio Mereu, insieme al dottor Pierpaolo Pambira. Bravi, non lesiniamo. Ben arrivato. Allora, innanzitutto le dico, cosa le è sembrato e due parole sulla serata che ha visto. Beh, guarda, intanto io qui mi sento a casa mia, perché ho praticato lo sport dell'equitazione per un po' di anni, da militare. Quindi, insomma, quello che mi sento di dire è che è una bellissima manifestazione. Quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio il direttore del Palazzo Doglio per aver cospitato questa bellissima manifestazione. A nome dell'amministrazione ringrazio tutti. Devo dire che oggi ho visto veramente, dopo tanti anni, persone che hanno praticato lo stesso sport che ho praticato io, quindi insomma, non a quei livelli, ma comunque l'ho praticato per tanti anni. E quindi anche questo mi rende orgoglioso, e quindi con molto piacere rappresento oggi l'amministrazione comunale di Cagliari. Grazie ancora. Grazie a lei per essere qui con noi, e proprio noi dell'organizzazione, che in questo momento lascio assolutamente rappresentare dal dottor Pierpaolo Pambira, che la premiamo per essere stata qui con noi, le diamo questo bellissimo omaggio. L'omaggio che diamo è la targa in cristallo che riprende ovviamente il nostro logo, quindi dentro a questo bellissimo sacchetto c'è la targa di The Question Show. Grazie davvero, grazie all'assessore Alessio Mereu per essere stato qui con noi. Pierpaolo, rimani, perché adesso, prego, la lasciamo andare al posto, perché adesso vorremmo chiamare qui con noi il presidente del CONI Sardegna, il dottor Bruno Perra. Ci fa piacere, perché ovviamente sul territorio regionale è la massima istituzione dello sport, quindi lo ringraziamo di essere stato con noi. Presidente, buonasera. Due parole anche a lei su quello che ha appena visto. Piacere mio e grazie per l'invito. Non posso che essere orgoglioso e felice che a Cagliari e in Sardegna si possa svolgere, si sia una manifestazione di questo livello. Quindi ringrazio il dottor che ha permesso alla nostra isola di poter ospitare questa bellissima manifestazione. Io credo che lo sport è una cosa meravigliosa, però riuscire a unire anche queste cose, cioè una sfilata di moda con gli sportivi, credo che sia una cosa di grandissimo piacere per noi, che, anche perché credo che sia un qualcosa che possa aiutare a divulgare chiaramente questa passione e soprattutto la Federazione di Sport Equestri. Quindi complimenti a tutti, complimenti a lei che ha fatto tantissimo. Come? Creatore del format, che non era semplice, credo, perché ha avuto un'idea geniale. Quindi io mi complimento con voi. Grazie. Mi complimento con gli sponsor. Anzi, ringrazio gli sponsor, ringrazio l'amministrazione pubblica, ringrazio la Regione, ringrazio tutti. Ringrazio il Presidente Stefano Meloni, che è sempre molto attento alla sua federazione e fanno grandi cose. Cioè, la Sardegna credo che
gli sport equestri sia una delle regioni più all'avanguardia. Abbiamo i cavalli più importanti, i fantini sono, credo, tra i più bravi al mondo, i nostri fantini. Quindi noi obiettivamente rappresentiamo la nostra isola negli sport equestri, rappresenta veramente un'eccellenza. E una manifestazione del genere rafforza la nostra eccellenza. Noi, io per quanto mi riguarda, visto che rappresento in questo momento lo sport in Sardegna come Presidente del CONI, non posso che essere strafelice. Vi ringrazio, viva lo sport, viva la Federazione Sport Equestri, ma soprattutto viva questo format che avete portato avanti. Noi ci auguriamo di potervi riospitare e cercare chiaramente insieme di poter crescere e di poter sicuramente dare un messaggio ancora migliore. Un caro abbraccio e buona serata a tutti, grazie di cuore. Presidente, ovviamente anche per lei il premio di The Question Show, il ricordo di questa bellissima serata, grazie, la ridisturberemo casomai più avanti per assegnare qualche premio. Adesso Pierpaolo, chiamiamo il presidente del CONI Sardegna, un altro presidente ovviamente della FISE Sardegna, Stefano Meloni. Ecco qui il presidente, che può essere accolto di nuovo con un altro applauso mentre sale, perché ovviamente se l'è perso mentre ci raggiungeva. Presidente, benvenuto, anche a lei due parole. Niente, io volevo ringraziarvi per questo format. Quando Gloria me l'ha proposto, all'inizio ero un po' titubante, non capivo, poi il suo entusiasmo mi ha convinto. E effettivamente adesso arrivare qua a vedere questo mi riempie d'orgoglio e vi faccio i complimenti per quello che avete fatto. Speriamo che l'anno prossimo sia ancora meglio e sempre in Sardegna. Noi ci proviamo, non, non dipende solo da noi. Il riflettori sempre sullo sport equestre. Grazie a voi, grazie a voi. Dia pure a me questo, anche per lei c'è questo bellissimo omaggio da parte di The Question Show. Poi dovremmo avere in scaletta, dimmi tu se abbiamo per Videolina e Unione Sarda. Non abbiamo. Non c'è, però li ringraziamo perché ovviamente hanno fatto un grande lavoro per quello che riguarda la divulgazione di questo format, soprattutto in queste giornate. E adesso chiamiamo qui con noi il dottor Cherchi, ovviamente il direttore generale dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna. Direttore, grazie, perché lei è in duplice veste ovviamente della sua splendida regione e poi soprattutto in veste di Fiera Cavalli. Grazie a voi, io sono molto lieto di aver partecipato a questa occasione, a questa iniziativa veramente splendida. Porto naturalmente i saluti di Armando Di Ruzza, che mi ha generosamente indicato come suo rappresentante in Sardegna. Mi sento anche di rappresentare in questa sede la Regione Autonoma della Sardegna per la parte che riguarda il cavallo, perché l'Istituto Incremento Ippico e l'Agris, che io mi onoro di dirigere, rappresentano, diciamo, il fulcro dell'universo del cavallo nella nostra regione. E il nostro legame è fortissimo con Fiera Cavalli ormai da tantissimi anni, e il rapporto con la FISE, con il presidente Meloni, in modo particolare con il presidente Di Paola, insomma, diciamo, è ormai un rapporto consolidato. Noi lavoriamo insieme con grandissima sintonia, quindi ci sentiamo di partecipare, come dire, congiuntamente a tutte le iniziative che valorizzano il mondo del cavallo. Questa è una di quelle, e voi vi ringraziamo per aver scelto la Sardegna per ospitare questo evento, e spero anch'io che possa essere la prima di una serie di iniziative che si ripeteranno nel corso degli anni. Complimenti davvero. Grazie, grazie. Ovviamente, direttore, il premio anche per lei. Lei aveva il compito di scegliere il premio Fiera Cavalli, ha scelto? Ha scelto, attenzione, ce lo dirà più tardi ce lo dirà, quindi arriverà lei direttamente con la busta a consegnarlo alle vincitrici. Quindi proseguiamo
con l'ingegner Bagalà, l'ingegner Domenico Bagalà, che questa sera ha il compito di rappresentare Palazzo Doglio e Forte Village. Ha il doppio compito perché Palazzo Doglio e Forte Village non soltanto è stata, grazie nel frattempo di essere qui ingegnere, la sede che ha ospitato questa manifestazione, ma saranno due grandissimi premi che due di queste ragazze potranno usufruire. Un bel soggiorno qui e un bel soggiorno a Forte Village per l'anno prossimo, penso che sia un grande premio. Grazie, grazie a voi per aver scelto Teatro Doglio, Palazzo Doglio per questa splendida manifestazione. Direi che la passione per il cavallo è contagiosa, noi siamo veramente entusiasti di poter per prendere parte a questa fantastica organizzazione. È contagioso anche il sorriso delle ragazze, quindi tutto è andato per il meglio, siamo veramente felici e speriamo di poter ospitare ancora la manifestazione. Grazie ancora. Grazie a lei veramente di essere stato qui con noi, il premio ovviamente è anche per lei. Ultima consegna per le nostre autorità. E qui ci vuole l'applauso perché non solo ha fatto questa meraviglia, ma ormai è abituato soltanto che a ricevere premi. Signore e signori, Antonio e Arlene di Art Flower Gallery. Pensate, la Sardegna, grazie a questi due splendidi signori e a tutto il loro team, ha appena vinto il premio al Festival di Venezia come i migliori art designer floreali d'Italia. E sono ovviamente sardi. Antonio, Arlene, anche per voi due parole. Grazie a tutti, siamo molto emozionati, questa è una serata fantastica e siamo veramente felici di essere qui e di aver allestito il teatro. Grazie. Grazie a voi. Ha parlato Arlene in rappresentanza di Antonio, ovviamente vi diamo la targa di questa splendida nostra serata che ovviamente faremo recapitare. Lo farò io, essendo romano, al presidente Di Paola e al segretario generale, il dottor Simone Perillo. Grazie di essere stati con noi. Prima di passare di nuovo ovviamente alle premiazioni delle ragazze, Pier, due parole di dovere anche a te. Io ringrazio tutti, ringrazio lo staff che ha contribuito alla realizzazione di questa giornata e mi auguro semplicemente, così come abbiamo assunto l'impegno, di iniziare a lavorare per il 21 settembre 2024. Niente di più, Cagliari come città simbolo di questa importante manifestazione che possa coniugare la bellezza con quello che è il piacere di un'attività sportiva come quella equestre. Okay? Grazie a tutti. Il dottor Pierpaolo Pambira, che oltre a essere stato l'artefice insieme a Sonia di averci portato qui, è anche il nostro amministratore, quindi l'amministratore del format, quindi per noi una figura assolutamente importante, e tutte le autorità presenti che sono qui ovviamente sono state invitate e hanno fatto capo a lui. Grazie Pierpaolo, grazie di essere stato qui con noi. Signori, ci siamo! Ci siamo. Eh sì. Iniziamo ovviamente dalle premiazioni. In teoria dovremmo avere tutte le ragazze dentro in modo tale che io che quando verranno chiamate saranno pronte a salire sul palco. Ci sono tutte qui, sono tutte pronte. Dunque, iniziamo, io rinforco questi perché sennò, cara Michela, non vedo assolutamente nulla. Il primo premio che andremo a dare è, non c'è l'azienda presente, quindi o Matteo o Gloria verranno a fare le veci di Milena Colizzi. Il premio è Rider Performance, premia Matteo Croce. Rider Performance è Milena Colizzi, cioè praticamente è una performance che darà a due ragazze la possibilità di avere un corso dedicato esclusivamente a loro due di ginnastica atta agli sport equestri, perché ovviamente non è soltanto il cavallo l'atleta, ma neanche il cavaliere. Milena, visto il successo, ha deciso di premiare ben due ragazze e adesso, tramite l'ausilio delle nostre fantastiche ragazze, arriva la busta tanto attesa che va nelle mani di Michela, che darà la prima delle due vincitrici del premio Rider Performance. Scartiamo la busta per scoprire
Allora, il primo premio di Rider Performance va a Sara Battista. Sara Battista. Il Molise di Sara Battista riceve la stretta di mano, ovviamente, e la consegna del premio di Rider Performance. E quindi Sara, ti toccherà fare un po' di ginnastica insieme alla nostra Milena Colizzi. Milena ovviamente non ha lesinato premi e ne ha voluto dare addirittura un altro premio. Lo andiamo a dare, lo annuncia Matteo? Prego Matteo. Non c'è il microfono aperto. Uno, due, ok. Il secondo premio offerto da Riders Performance va a Valentina Curcio. Ecco Valentina, ti tocca a te stringere la mano, sei stato il premiante. Complimenti Valentina. E anche a te ti toccherà far ginnastica insieme a Milena, questa è stata la scelta. Ovviamente vi diciamo, le aziende hanno scelto loro, seguendo la sfilata questa sera, quelle che non sono potute venire, seguendo l'intero percorso in 8 mesi delle ragazze, grazie alle schede tecniche che loro hanno qui e che noi abbiamo inviato, e grazie ovviamente a tutta la loro attività social. Quindi hanno fatto esclusivamente un semplice calcolo di meritocrazia verso la ragazza che in questi 8 mesi le ha più rappresentate. Il premio di Rider Performance va a Valentina Curcio e a Sara Battista. Prego Valentina, ti congediamo. Matteo, rimani con me perché andiamo a dare il premio di Beatrice Farnioli, la nostra osteopata che ha fatto anche i casting insieme a tutti quanti noi, e sarà un bel trattamento per il proprio compagno di gara dell'osteopatia fatta dalla nostra Beatrice. Tu sai chi è già, Matteo? Hai già comunicato? E sentiamo. Vuoi comunicarlo tu? Ah, vai proprio tu? Ormai abbiamo buttato via Michela. Basta, ha preso lui. Una figura marginale. Allora, vince il premio offerto dalla nostra osteopata Beatrice Farnioli Lorena Righi. Complimenti, complimenti Lorena, complimenti. Ti toccherà chiamare ovviamente Beatrice, metterti d'accordo e fare un bel trattamento al tuo cavallo. Molto volentieri. Signore e signori, Lorena Righi, le Marche, il premio di Beatrice Farnioli. Matteo rimane qua perché adesso c'è uno dei premi importanti. La ditta è quella di Opla, che metteva in palio, ovviamente non è qui per motivi anche di spedizione di aereo, un bellissimo cassone da viaggio. Prego, scopriamo insieme alle nostre ragazze chi sarà la vincitrice. Io da oggi che le nomino, ancora non ho imparato il nome, lei è Angelica. Possiamo fare un applauso ad Angelica ovviamente. A te Michela. La vincitrice del premio Opla è Sara Battisti. Sara Battista. Battista, scusate. Sara Battista torna di nuovo sul torna palco. Sul palco. Te lo aspettavi, Sara? No, non me l'aspettavo. Poi considerando la mia dimensione, probabilmente nel cassone ci entro anche in piedi. Sei contenta? Complimenti. Come vedete, le aziende possono scegliere anche più volte la stessa rappresentante, perché se secondo loro è stata la propria migliore esponente in questi lunghi 8 mesi, ovviamente possiamo dare più premi alla stessa persona. Adesso il premio di uno degli sponsor istituzionali della Federazione Italiana Sport Equestri, e ringraziamo ovviamente la famiglia Barea, è il premio Safe Riding, che sono queste bellissime staffe di sicurezza realizzate da Safe Riding e ovviamente brandizzate di Equestrian Show. Diamo la busta a Michela, ormai Michela è diventata quasi pronta per i festival importanti. Michela, chi vince? La vincitrice del premio Safe Riding è
Penelope Salvatori. Penelope Salvatori, le staffe se ne vanno in Liguria. Complimenti. Penelope, due parole. Speriamo di non cadere più con questo. Ecco. Mai più premio più azzeccato allora. Bravissima, complimenti. Penelope Salvatori è la vincitrice del premio Safe Riding. Complimenti. Complimenti. Matteo, ti concedo un attimo. Voglio dire che Penelope ha sfilato benissimo. Esatto, nonostante la gamba così ha sfilato benissimo e infatti un'azienda l'ha premiata. Signore e signori, adesso chiamiamo qui sul palco, tanto già c'è, la founder di Equitorie, Victoria Breccia. Victoria, che la rivedrete ovviamente nel nostro stand a Verona, quindi se volete acquistare tutti i nostri capi brandizzati con tutti gli sponsor della manifestazione potete farli, li ha realizzati lei, ci troveremo là, ci conosceremo, ci intervisteremo, tocca a te. Tu hai già la busta, hai la tua vincitrice? No, però tu sei venuta saputa, come si parlerebbe in italiano corretto. Quindi dai pure la busta a Michela, rimane qui con noi e adesso scopriamo da Victoria Breccia e anzi dalle mani di Michela chi è la vincitrice del premio Equitorie. La vincitrice del premio Equitorie è Valentina Curzio. Valentina Curzio torna nuovamente sul palco. Valentina sta imparando la strada a memoria. Ovviamente stretta di mano fra le due. Cosa le diamo di premio? Una bella coperta per il tuo cavallo. Oh, grazie. E poi l'accompagnerai ovviamente per quello che sarà il cammino del prossimo anno. Sì, certo. E siamo lieti anche di averti con noi a Verona, ovviamente. Ecco, abbiamo fatto uno spoiler. Nel frattempo abbiamo fatto uno spoiler, quindi lei si è scelta anche la sua ambassador per Verona. Bene, Victoria Breccia e Valentina Curzio per il premio Equitorie. Io rinforco gli occhiali, se no non vedo nulla. Vediamo se devo... Oh! Il premio Vinci da Vinci, Simonetta Arze ed Isabella Gasparin qui con noi. Voi la busta l'avete qui. Oh, arriva anche il premio. Abbiamo un premio ovviamente che consiste quest'oggi nel regalare un ricordo della manifestazione, ma soprattutto voi date un premio importante perché regalerete alla vostra vincitrice un completo da gara. Quindi le darete i pantaloni, la camicia e la giacca, tutto ovviamente firmato Vinci da Vinci. È arrivata la busta? Esatto. Vediamo un po' chi ha scelto Isabella e Simonetta. La vincitrice del premio Vinci da Vinci è Camilla D'Urbano. Il Piemonte di Camilla D'Urbano vince il premio Vinci da Vinci. Te lo consegnano in questo modo Isabella, te lo consegna ovviamente anche Simonetta. Due parole per voi due e poi anche due parole per Camilla. Vi siete divertite? Sì, è stata veramente una bellissima serata e poi arrivare in Sardegna è sempre bello, quindi... E qui ci va l'applauso, detta da una veneta. Esatto. Camilla. Sono onorata, grazie mille, una bellissima serata, grazie davvero. Ok, grazie a te Camilla di essere stata con noi, il premio Vinci da Vinci, dunque io parlo ancora con questo quando ho l'archetto, fino a poi, fino a domani capirò. Proseguiamo, qui c'è uno dei grandi premi offerto da uno dei tanti alberghi di lusso che abbiamo in Italia, è un bel 5 stelle che si trova in Liguria, è il premio Grand Hotel Diana Majestic che darà un bel soggiorno ad una delle nostre finaliste per il 2024. Arriva la busta, io ringrazio la famiglia Vignone, proprietaria di questo albergo, che non sono qui presenti questa sera perché ovviamente il loro albergo è in funzione ancora in questo periodo bellissimo della nostra continuazione d'estate. Michela?
La vincitrice del premio è Giorgia Organtini. Oh, Giorgia Organtini, la nostra umbra, se ne andrà a fare una bella vacanza in Liguria nell'hotel Diana Majestic. Complimenti ovviamente a Giorgia. L'abbiamo consegnato a Michela il premio. Che sei contenta? Assolutamente sì. Lo dico, ha detto assolutamente sì. Te l'aspettavi? No, assolutamente nulla. No. Bene. E allora l'anno prossimo dovrai chiamare la famiglia Vignone e andartene in vacanza in Liguria, se non ti dispiace. No, assolutamente no. Signori, Giorgia Organtini per il premio Grand Hotel Diana Majestic. Bravissima Giorgia, e buona vacanza allora. Oh, e adesso tocca ad un premio che a me piace particolarmente perché è uno di quei premi che le ragazze hanno più apprezzato e poi capirete perché anche gli altri di questa categoria, soprattutto i premi formativi. Lei è un'innovatrice, ha detto che si può imparare a cavallo montando, ovviamente, provandoci, ma ci devono essere anche tecnici importanti che possono seguirti anche comodamente da casa, spiegandoti tante nozioni, non soltanto dialogando e quindi instaurando un rapporto con il proprio tutor, ma anche poi portandoti avanti nella conoscenza di quello che è il mondo del cavallo, il mondo degli sport equestri a 360 gradi. Signore e signori, è il premio di Accademia Equestre Online di Daniela Schmid. Daniela, com'è andata questa serata? Molto bene, grazie. Bellissima. Io aspetta, vai, è troppo alta. Meravigliosa serata e meravigliose ragazze, è tutto bellissimo. Perfetto, hai scelto? Perfetto, busta a Michela, vediamo chi si farà questo bellissimo intersivo corso. La vincitrice è Giulia Tormen. Giulia Tormen, il Veneto. Poi, assolutamente sì. Giulia? Che meraviglia, grazie mille Daniela, davvero, era la cosa qui, non vedo l'ora. Grazie. Dovrai fare un bel corso intensivo con Daniela. Volentieri. Sei pronta Giulia? Sono contentissima, ho sempre voglia di imparare, seguo lei tantissimo, cioè proprio una persona che stimo, che si vede, che ha grande passione per il suo lavoro, è una tecnica fortissima, quindi non vedo l'ora, davvero. Ottima scelta dunque. Grazie Giulia, grazie Daniela. Riprendete pure posizione, andiamo avanti. È la volta. Oh, questa volta quindi chiamiamo Antonio ed Arlene, se volete salire, perché è il premio che offriamo e lo ringraziamo ovviamente al cavaliere di Antonio, appunto, doppio Anfossi, che è Diego Chiatante, che darà non uno ma tre premi. E poi scopriremo che ne darà anche un quarto super speciale. Nel frattempo benvenuti Antonio, benvenuto ad Arlene. Avete la vostra scelta? Sì? Avete la busta con voi? Eccola qua, arriva insieme a lei. Io piano piano capisco, ho fatto le prove ma piano piano capisco. Sono i tre sottosella più le cuffiette ovviamente targate Diego Western Show, Diego Chiatante e Art Flower Gallery, quindi tre ragazze potranno avere queste tre bellissime sponsorizzazioni da poter esibire in gara. Michela, devi dare tre nomi, quindi ne diamo uno alla volta. La prima è Eleonora Lilliu, la Sardegna. Assolutamente, non è campanilismo, è meritato. Se lei è qui, manca la cuffietta o forse è dentro, eccola qui, anche la cuffietta in coordinato. Eleonora, sei contenta? Soprattutto vorranno sentirti. Ti aiuto io. Sono contenta, sì, grazie infinite. È di molte parole, lei? Moltissime. Ci trovi qualcun'altra qui che faccia dei question show per la Sardegna? Che non sembra, ma è difficile? È difficile, però mi sto impegnando, spero di trovarlo, sì. E intanto hai partecipato e hai vinto. Esatto. Complimenti alla Sardegna e complimenti ad Eleonora Lilliu. Prego Eleonora. La seconda scelta di Antonia Darlene. Non è finita qui perché abbiamo una seconda vincitrice ed è Ippolita Sperandini. Ah, la nostra Ippolita, la marchigiana Ippolita Sperandini se ne torna a casa tutta
tutta brandizzata. Diego Catante, Art Flower Gallery, Diego Estian Show. Ippolita, due parole anche a tu. Sì, veramente onorata di ricevere questo premio. Sì, sì, molto contenta. Grazie a tutti. Grazie a te di aver partecipato a questo format. Complimenti. L'ultima di questa premiazione, Miki? Abbiamo l'ultima vincitrice di questo premio che è Lisa Teoharov. Lisa Teoharov! Eccola qua, la nostra friulana che se ne torna a casa e esibirà in gara i marchi di tutto il nostro format. Complimenti Lisa. Ecco qui la consegna da parte di Antonio a Lisa. Lisa. Buonasera a tutti. Contenta? Sì, molto, ci tenevo a questo, devo dire la verità. Grazie. Niente, grazie a te di aver partecipato. Grazie, chissà che magari non dovrai risalire sul palco, questo lo scopriremo strada facendo. Grazie Antonio, grazie Arlene, la parte del premio di Diego Catante è finito e adesso c'è un premio, uno dei più ambiti, l'ingegner Bagalà, dov'è? Eccolo qui l'ingegnere. Siamo arrivati alla consegna dei soggiorni di Palazzo d'Oglio e un bel weekend a Forte Village, quindi due super premi. Ingegner Bagalà, prego, consegniamo le buste a Michela. Vediamo, iniziamo da Palazzo d'Oglio. Chi verrà a soggiornare qui? La vincitrice del premio Palazzo d'Oglio Cagliari. Attenzione perché manca un nome. L'avete scritto quindi tutto su un uno? Lo sa, perché lo vuole dire lui. Lo vuole dire, perché lo voleva dire. Lo dice lei allora. Lo dice lei. Numero 8, Calabria. Bernadette Rizzuto verrà a farsi una bella vacanza qui a Palazzo d'Oglio, premiata dall'ingegner Bagalà. Bernadette, dalla Calabria alla Sardegna. Beh, che dire, farò questo viaggetto con piacere, grazie mille, sono emozionatissima, grazie. Grazie a te Bernadette, quindi sei la vincitrice ufficiale del premio di Palazzo d'Oglio, ancora una stretta di mano ovviamente. A breve. Poi ovviamente. Grazie Bernadette, adesso brava. Ingegnere, tocca a Forte Village. Chi vince? Marie Staffler, il Trentino. Marie, ti tocca andare in Sardegna, anche se tu in Sardegna sei un po' di casa perché hai casa a San Teodoro, però ti tocca fare una vacanza a Forte Village. Complimenti a Marie Staffler, complimenti, grazie mille. Ingegnere, passiamo alla prossima premiazione che vede, questa è una dei più ambiti e chiamiamo qui sul palco il signor Gianni Taccori che rappresenta la Stivaleria Parlanti. Ringrazio in primis la famiglia Parlanti, cominciando ovviamente da Daniele, grazie a lei di essere qui con noi perché ha voluto dare ben tre premi. Il primo sarà un paio di stivali e poi le altre due sono le borse parlanti che vanno a rappresentare, componendo un percorso di salto ostacoli, appunto la scritta parlanti. Quindi avremo tre concorrenti da chiamare. Le buste vanno a Michela e il premio poi andrà al signor Taccori. Iniziamo con la prima borsa, noi proviamo ad aprirla mentre Michela ovviamente darà il nome della prima vincitrice. Eccola qua. Allora, abbiamo vincitrice del premio Parlanti, Tatiana Tigani. La Val d'Aosta, Tatiana Tigani, si porta a casa questa meravigliosa borsa, ovviamente realizzata a mano dalla Stivaleria Parlanti, azienda leader nel settore Made in Italy della stivaleria, e lei si porta a casa questo bellissimo premio. Ovviamente fate anche le foto lì, ringraziamo
ovviamente il nostro Enrico Monni, il fotografo ufficiale di questa serata che sta immortalando tutto, grazie ovviamente anche alla sua splendida assistente e complimenti a Tatiana Tigani. Medesimo premio per ancora una delle nostre finaliste, cambia il colore, cambia la dimensione della busta, della borsa, chiedo scusa, ora poi leviamo tutto, grazie Daniela, perdonaci. A chi vada? Moltissimo. Adesso scopriamo chi l'ha vinta. E a vincere questa borsa è Alessandra Turci. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Ale, rimani qua con noi, rimani qua con noi, ma il pre è stato... no, aspetta, eccolo. Abbiamo invertito noi. Alessandra, è qua Alessandra, io faccio, non vi preoccupate, faccio la diretta al volo. Alessandra è la vincitrice del premio Parlanti che entra in questo momento, si porta a casa gli stivali. Colpo di scena. Scherzetto. Eccolo qui il premio per Alessandra, gli stivali su misura, ovviamente sono già sulle tue misure, avendole tu date per la sfilata di stasera, quindi sono già assolutamente indossabili perché sono state fatte sulle tue misure. Alessandra Turci, il premio Parlanti. L'altro premio Parlanti che è questo. Quindi torniamo alla borsa che è rimasta qui. Esatto. E la vincitrice di questo premio è Marie Staffler. Marie Staffler, nuovamente protagonista per il premio Parlanti. Marie comincia a insidiare le altre, comincia a vincere, a fare sul serio. Ecco qui il premio Parlanti per Marie Staffler. Complimenti a Marie, fate vedere i premi così vi immortalano anche lì nelle foto, bravissimi. Gianni, grazie mille di essere stato con noi, grazie di aver rappresentato la stivaleria Parlanti. Noi siamo arrivati al premio, al tuo premio. Al mio? Al premio di Ecu TV. Anche questo bellissimo canale Sky ha voluto dare un premio. E che premio? Darà la possibilità ad una di 26 ragazze di andare a formarsi e a lavorare nella parte della sezione sportiva degli studi di Sky di Roma, insieme a Michela e a tanti dei nostri compagni di viaggio. Questo è un premio a cui tengo particolarmente, perché poi ovviamente accoglierò personalmente la vincitrice del premio degli studi di EQTV, non vedo l'ora, e quindi aspettiamo la busta, così scopriamo. La busta del premio EQTV, quindi si andrà a fare un bel corso di formazione nella parte giornalistica sportiva della redazione del canale 220 di Sky, insieme a Michela. Lo vince? La vincitrice del premio EQTV è Lisa Badulescu. Lisa Badulescu! Il Lazio di Lisa Badulescu va a vincere lo stage formativo nella redazione sportiva di Sky, il canale 220. Si toccherà fare questo corso formativo insieme a lei, non insieme a me. Sei contenta? Te l'aspettavi, Lisa? No. Ci vedremo presto allora. Vabbè. Grazie mille. Ma grazie, grazie a te. La vincitrice del premio EQTV, Lisa Badulescu. Siamo arrivati al premio, non poteva mancare, dopo la televisione c'è la carta stampata, ovviamente, ed è il premio di Equestrian Insights. La sua editrice, nonché la nostra amica Barbara Scapolo, dice: io ve lo do un premio fisico lì in ricordo, però io ho scritto tanto di questo format, ora basta. Quindi ha deciso che la vincitrice del suo premio sarà colei che per la sua rivista scriverà l'articolo di questa sera. Ed è curioso chi l'ha vinto. È proprio, proprio curioso. Adesso vedrai chi l'ha vinto. Vediamo. La vincitrice del premio Equestrian Insights è Lisa Badulescu. Eccola qua, Lisa. Di nuovo. Torni qui, Lisa. Barbara ha intervistato tutte le ragazze, ci ha parlato, le ha conosciute e ha deciso di far scrivere a te l'articolo di questa bellissima serata. Parla bene, mi raccomando, però non ti manda a mani vuote, ti consegna queste due cose. Barbara, prego.
un ricordo ovviamente brandizzato di Western Insight per Lisa Badulescu, che oltre a farsi il corso di formazione con Sky ti toccherà scrivere anche l'articolo e quindi avrai il tuo bel da fare appena torni. Hai già un bel lavoro da fare adesso che torni. Grazie Lisa, grazie Barbara di essere stata qui con noi. Passiamo al premio. Oh, questi sono i premi importanti. Non ci siamo fatti mancare nulla. Pensate che quattro ragazze adesso se ne andranno gratuitamente, una a casa di Nicole Rustignoli, olimpionica di dressage, una a casa di Bruno Chimirri, una a casa di Riccardo Pisani, l'altra a casa del cinque volte olimpionico Stefano Brecciaroli. Questi quattro ragazzi, questi grandi cavalieri e questa grande amazzone hanno deciso di ospitare presso le proprie strutture gratuitamente per uno stage formativo quattro delle nostre finaliste. Quindi io penso che sia doveroso un applauso a Riccardo, a Bruno, a Nicole, a Stefano, eccellenze del salto ostacoli, del completo e del dressage, che ospiteranno a casa queste quattro fantastiche nostre finaliste. È la volta quindi del premio, iniziamo se vuoi Matteo, del premio Bruno Chimirri. Eccoci qua, grazie, vediamo, ora imparo anche il suo di nome, lei invece è Michela, grazie. Il premio Bruno Chimirri, quindi qualcuno se ne andrà a casa di Bruno a far lo stage. Questo vi piace? Vedi, non ne avevo dubbio. E la vincitrice è... Giorgio Argantini. Giorgio Argantini se ne va a casa di Bruno Chimirri. I cavalieri hanno scelto di loro sponte, chiamando il sottoscritto, dicendo qual è stata la ragazza che secondo loro più meritava in questo periodo, per averli citati, per averli nominati, per aver fatto storie su loro, e quindi Bruno ha scelto proprio te. Ti tocca andare a casa di Bruno Chimirri. Emozionata. Abbiamo il medico in sala. Giorgio Argantini se ne va a casa di Bruno Chimirri. Il premio Riccardo Pisani. Riccardo Pisani, altra eccellenza dell'equitazione italiana, andrà a casa di Riccardo Pisani. Chi? Adesso scopriremo. Sarà ospite per uno stage a casa di Riccardo Pisani Chiara Oliviero. Chiara Oliviero, la Lombardia. Chiara, complimenti. Vuoi dire qualcosa? Sono emozionatissima per questo premio. Bene. Penso sia una grandissima opportunità. Non ve la fate scappare, perché avere la possibilità appunto di andare a carpire i segreti di questi grandi campioni fa sempre bene. Complimenti ovviamente a Chiara Oliviero, che andrà a casa di Riccardo Pisani. È la volta del premio di Nicole Rustignoli, quindi la dressaggista che ha fatto oltre 10 tappe di Coppa del Mondo e riserva ai Giochi Olimpici di Rio, nonché esaminatrice, quindi attenzione, farete i casting con Nicole per quello che riguarda il lavoro in piano, quindi studiate. A casa di Nicole Rustignoli chi ci va? Ci va Lisa Badulescu. Lisa Badulescu. Terzo premio per Lisa Badulescu, scelta da Nicole Rustignoli, dressaggista a dressaggista, e quindi la scelta di Nicole Rustignoli va proprio a lei. Lisa, che dire? Che non vedo l'ora di andare. Che non vedo l'ora di andare. Devi montare, devi andare in televisione, devi scrivere. All'agenda piena dopo questa finale. Esatto. Complimenti a Lisa Badulescu. Brava Lisa. Adesso il premio Stefano Brecciaroli. E io, prima di dare la busta di Stefano, vorrei dargli pure la busta, ringraziarlo, perché parliamo di un ragazzo, e quindi io qui mi complimenterei facendo un applauso, che ha fatto oltre 7 campionati d'Europa, oltre 3 campionati del mondo e oltre 5 olimpiadi. Quindi parliamo della massima eccellenza dello sport nel suo settore. Se ne va a casa di Stefano Brecciaroli chi? Sarà sua ospite Valentina Curzio. Valentina Curzio va a casa di Stefano Brecciaroli. Tocca andare a fare lo stage a casa di Stefano Brecciaroli. In mezzo a me Michela, contenta? Sì,
tantissimo. Sì, anche lei è di molte parole. Grazie, è stato bello. La congeliamo perché anche lei va di defibrillatore. Ci tengo a precisare una cosa. Stefano ovviamente ha fatto una scelta ponderata per il format. Ha detto: sono completista, sarebbe scontato che lo dessi a una completista e che quindi fosse andato a Camilla D'Urbano. Ha detto: voglio diversificare e voglio dare il premio ad un'altra persona che fa un'altra disciplina, perché mi sembrava più giusto farlo così per non essere scontato. E quindi la sua scelta poi è andata sulla ragazza che insieme a Camilla D'Urbano ha fatto più storie rispetto a tutte le altre nostre concorrenti. Gli stage formativi sono finiti e noi andiamo, eccola qui, alla nostra founder di TVDM Question. Il premio ovviamente è con Sonia Pambira. Sonia, cosa vince la tua testimonial? La mia testimonial vincerà un anno di sponsorizzazione con i nostri prodotti per tutto il 2024, quindi sarà una componente del nostro team ambassadors. Quindi vi conviene fare The Question Show. Un premio detto molto prestigioso, scopriamo chi l'ha vinto. Ah, tu hai scelto qui stasera? Sì. Sì. Ce l'abbiamo. Ed è Gaia Liodori. Gaia Liodori, il premio TVDM Equestrian. L'Abruzzo. Contenta? Contentissima, grazie mille. Grazie mille, contentissima, quindi ti metterai d'accordo con Sonia per avere tutte quante le delucidazioni per l'ottenimento di questo bellissimo premio. Grazie Sonia, grazie Gaia. Passiamo al premio. Ah, non abbiamo ovviamente l'azienda, quindi mi servono o Matteo o Gloria. Chiamiamo Gloria. Gloria Mulas! È il premio Progetto Equitazione. Pensate, Progetto Equitazione è entrata proprio sul filo di lana come sponsor, ha visto qual era la situazione, ha detto: porca miseria, ho due ragazze a pari merito, ma ti ho mandato un premio solo, quindi intanto ti mando le protezioni della Veredus, ma poi ti manderò anche una coperta dell'Equiline, perché ho due ragazze che hanno taggato la velocità del suono alla stessa maniera, quindi ha voluto avere due primi posti ex aequo. Chi sono? Queste ex aequo le chiamiamo insieme allora. Leggiamole insieme, chi vince? Qui sul palco con noi Valentina Curzio e Nadia Merolle. Nadia Merolle, Valentina Curzio, i premi di Progetto Equitazione. Nadia, Valentina. Valentina. Salve signorina. A te abbiamo dato questo premio, a te daremo, quando capiterà che io tornerò a Tortona, il premio della coperta Equiline di Progetto Equitazione, che ti faremo recapitare ovviamente quanto prima possibile. Complimenti, sei contenta? A lei forse parla, attenzione, lei forse è spigliata. Bellissimo premio, grazie. Ti serviva? Sì, mi serviva veramente. Meno male, vedi, abbiamo azzeccato anche le vincitrici, meno male. Grazie ovviamente a Progetto Equitazione, grazie a Nadia e grazie a Valentina. Prego, potete andare? Volete rimanere qua con noi? No. Ecco qua uno dei premi più ambiti. Grazie ovviamente alla collaborazione di Matteo Croce, che ci sta dando una mano. Gloria rimane con noi. Arriva il Limited Edition creato solo per noi, e ringrazio, anche se non è qui, il CEO di Capitalia, Lelia Polini. È arrivato il momento del premio Capitalia. Premia in rappresentanza di Capitalia questo splendido limited edition che potete vedere Swarovski, placcato d'oro e ovviamente brandizzato di Equestrian Show. Lelia Polini ha guardato e ha deciso che il premio Capitalia va a Valentina Curzio. Valentina Curzio! Allora, sveliamo. Valentina non ci crede più. Allora, vi diciamo una cosa e colgo l'occasione. La meritocrazia di questo format la vedete proprio in questo momento, cioè
Vi faccio un esempio: Marie è la ragazza che ha più follower, penso 200.000 tra TikTok e Instagram. Stessa cosa per Camilla D'Urbano. Poi arrivano ragazze come lei che ne hanno 1.000, ma che hanno prodotto, abbiamo fatto il calcolo con Gloria e Matteo, pensate, in 8 mesi, taggando 34 aziende, quasi 800 storie, e quindi le aziende non hanno potuto che scegliere lei. Valentina Curzio per il premio Capitalia. Vediamo se tu rimani con me, vediamo chi abbiamo adesso, rimani con me. Questo è il premio più ambito. Attenzione, Selleria Romana ha prodotto una sella interamente a mano, limited edition, anche in questa occasione per The Equestrian Show, non c'è qui per motivi di spedizione e di rientro a casa per le ragazze. Michela lo vince. Alessandra Turci. Alessandra Turci. Alessandra si porta a casa stivali e sella. Questo sempre a dimostrazione che la fedeltà alle aziende ha premiato, e quindi ti porti a casa questi due bei premi. È contenta? La sella non te la potevamo portare qui perché altrimenti avresti pagato un piccolo supplemento domani mattina. Complimenti ad Alessandra Turci, la vincitrice del premio Selleria Romana. Eia, mi serve qualcuno che premi per Scuderia The Boys. Chi è? Ah, eccola qua la signora Schirru. Vabbè, rimani, rimani. Buonasera, buonasera e ben arrivata con noi. C'è un premio speciale dato dalla Scuderia The Boys, visto che se non vado errato, quest'anno, il 2023, il Cagliari Calcio fa i suoi 100 anni di storia. E quindi il Cagliari Calcio ha voluto, insomma, tramite voi farci avere un piccolo gadget manco per niente, come direbbero a Roma, perché sta entrando in questo momento un bellissimo orologio. Le scuderie The Boys insieme alla signora Schirru hanno deciso che il premio vada a Francesca Capodogli. Capodogli, eccola qua la nostra zia Mara. Se ne va a casa con questo bellissimo... Lei che è una precisa, le diamo il tempo. Eccolo qui. Complimenti a Francesca. Complimenti, questo è un premio che ti sei meritata. Ti piace? Lo indosserai e mi raccomando, portalo con orgoglio. Grazie ovviamente alle Scuderie The Boys. Attenzione adesso al premio internazionale. Fatemi ringraziare, rimani Gloria, la signora Eleonora Ottaviani, che è la direttrice ovviamente della Young Riders Academy e dell'International Jumping Rider Club, quindi i più grandi cavalieri al mondo sono sotto la sua associazione, e dà un premio internazionale, cioè due delle nostre finaliste potranno assistere gratuitamente, grazie al patrocinio che c'è con il main sponsor che conoscete tutti, che è Rolex, alla finale dei migliori 10 cavalieri al mondo che si terrà al concorso ippico internazionale 5 stelle di Ginevra. Il premio Eleonora Ottaviani è per due delle nostre finaliste. Se ne va a Ginevra chi? Le vogliamo dire insieme? Assolutamente sì. Camilla D'Urbano e Lorenza Modica. Camilla D'Urbano e Lorenza Modica volano a Ginevra. Saranno insieme al palco di tutti gli atleti della Young Riders Academy e vedranno l'International Jumping Rider Club Top Rolex Final di Ginevra. Ve ne andate, insomma, a vedere questo bellissimo concorso a Ginevra insieme alla Young Riders Academy. Quindi, come vedete, siamo arrivati oltre i confini italiani. Complimenti a Lorenzo e complimenti a Camilla, vi metterò io ovviamente in contatto con la signora Ottaviani, che ringrazio personalmente per questi bellissimi premi. Grazie, vi congediamo, vediamo se rimani qui con me. No, non rimani qui con me. Chiamo il direttore generale dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna, il dottor Raffaele Cherchi, perché è il premio di Fiera Cavalli, quindi tre ragazze con i loro relativi accompagnatori questa volta se ne andranno a vedere il Gran Premio di Coppa del Mondo di quest'anno.
il direttore Avvagliato ha scelto, abbiamo scelto, abbiamo i tre nomi. Chi va a Verona? La vincitrice del premio Fiera Cavalli Verona è la numero 11, il Veneto. Il Veneto, Giulia Tormen. Ecco qua la prima, le altre due le chiamo io. Brava Giulia. Perché c'è una che, c'è una ragazza che dovrà fare l'articolo, andare da te e poi andare a fare, c'è un'altra che deve andare a Ginevra e poi deve andare a Verona. Lorenza Modica. Andrai a vedere il Gran Premio domenica di Coppa del Mondo offerto da Fiera Cavalli. Non sarete soli perché ce n'è una terza. Bernadette Rizzuto. Bernadette, Lorenza e Giulia vi toccherà domenica 12 novembre insieme ai vostri accompagnatori andare a vedervi questo bellissimo Gran Premio, unica tappa di Coppa del Mondo Verona che è arrivata al suo 125esimo compleanno. Grazie ovviamente ragazze, grazie al direttore generale, premio Fiera Cavalli termina qui, grazie mille, complimenti ragazze, vi metteremo voi. Oh, Matteo, ci serve Matteo, è arrivato il premio del pubblico, il premio del pubblico, quindi il premio che si portano a casa offerto dalla Vignel Cosmetics, che è la ditta dei cosmetici interamente naturali fatta da Safe Riding, e il vino ovviamente di Cantine Germani. Lo annunci tu? Annunci tu. Apriamo il microfono a Matteo e ci dici anche con quanti voti, La busta? La busta, abbiamo la busta, abbiamo anche la fascia, la prima fascia. Ah beh, giusto, la vincitrice del pubblico ha la fascia. Signori, voi in sala e la gente a casa, allora, hanno decretato? Vince con 400 voti provenienti dal pubblico Stefania Carbone. Stefania Carbone è la vincitrice del pubblico. Forse era il premio più inaspettato. Stefania, complimenti. La fascia. Dai anche questo perché dobbiamo metterti la fascia, è la prima fascia che consegniamo. Come vedete la meritocrazia l'avete stabilita voi, non avete premiato le più forti sui social, ma avete premiato quella che vi è più piaciuta o quella che ha fatto più pubblicità tra i parenti. Esattamente, secondo me sono stati i parenti. Vince il premio del pubblico Stefania Carbone. Grazie. Vignel Cosmetic e Cantine Germani, che poi ti faremo ovviamente avere il vino Veritas, esatto. Siamo arrivati alla vincitrice? Siamo qua. Porca miseria. Siamo arrivati da qua. Ma la prima vince. Allora, mi metto qua gli occhiali. Ah, poi abbiamo tre premi speciali. Sì. Facciamo prima la vincitrice e poi i premi speciali. Esatto. Sì. Abbiamo anche tre premi speciali entrati proprio stasera. Dunque, siamo arrivati alla conclusione, quindi facciamo un toto scommesse. Voi sapete secondo voi chi ha vinto? Sì? Beh, questo premio non potete saperlo perché l'abbiamo scelto soltanto ovviamente io, Matteo e Gloria. Gloria ovviamente la chiamiamo sul palco insieme a Matteo perché dovranno portare una quantità di roba industriale. Intanto ci può anche raggiungere ovviamente Federico Cozzucoli che rappresenta Antonio Spanedda. Antonio Spanedda è un'altra eccellenza sarda, pensate, è un artista che produce sculture recuperando tutto ciò che c'è di possibile di recuperare dalle spiagge e dai mari ovviamente della Sardegna. Cose molto importanti perché stanno per partire in gallerie internazionali, questi premi che invece noi questa sera offriremo alle ragazze. Arriverà la fascia, arriverà, sì, assolutamente, il cavaliere Diego Chiatante, ovviamente, Diego Chiatante, che ha permesso questo premio e quindi volevamo, insomma, assolutamente, ringraziare anche lui.
naturalmente. Poi io sono invece di Antonio, che è veramente un grande artista, di una grande sensibilità, e questo materiale che compone il quadro l'ha recuperato ripulendo i mari della Sardegna, quindi un merito di un'opera che non ha un solo un significato estetico, ma un significato etico, e penso che una manifestazione del genere deve avere non solo un significato di premiare delle belle ragazze, ma di portare avanti una cultura e un'etica dello sport, un'etica anche di trattare bene anche la natura e gli animali. Penso che queste ragazze amano il loro cavallo e quindi fanno un qualcosa di bello per il pianeta e per il mondo. Ecco, questo è il messaggio che volevo dare e che condivido con Antonio. Grazie ovviamente a Federico di rappresentare Antonio. Sonia, avvicinati anche tu, perché TVDM, che ha appena composto questi 1800 cristalli in corona, dovrà incoronare la prima vincitrice del format 2023. È stata una decisione non facile, perché abbiamo tenuto conto, vi dico, di tutto, del casting che hanno fatto, della velocità con i quali si sono riferiti a noi, dell'educazione con le quali sono riferiti a noi, della velocità con le quali hanno compilato e fatto tutte le cose che gli abbiamo chiesto, tra foto, video, tra tutto quello che è stato il percorso, quindi avvicinare anche altre ragazze a questa manifestazione e anche ovviamente alla prossima, che sta ovviamente da domani nascerà l'edizione 2024. Quindi alla fine abbiamo discusso, avevamo un novero di 4 nomi, però poi alla fine abbiamo scelto la vincitrice, che si porterà a casa anche un prestigioso gioiello in oro bianco e diamanti offerto dalla gioielleria Gucci, quindi un premio prestigioso che andrà al collo della nostra nuova miss. Glielo faccio dire a Gloria, a Michela, chi lo Max, vuole dire? Io direi una cosa. Dimmi. Tu sei l'ideatore di questo format. Sì. Grazie a te siamo qui. Sì. E io vorrei che il premio di EcoTV lo annunciassi tu, il premio di EcoTV. Il premio di EcoTV. Il premio di Equestria Show. È uguale. EcoTV e Equestria Show. Il premio di Equestria Show lo annunciassi tu. Va bene. Questa è un'altra cosa però. È giusto? Ah, vince anche questo? Usteria. Siete sicuri? La prima vincitrice dell'edizione 2023 di The Equestrian Show è... Camilla D'Urbano! Mettiamo la fascia. Allora, iniziamo con calma. La fascia. Prego. La fascia della vincitrice. Federico, che ti consegna la scultura di Antonio Spanetta. Matteo, che ti dà il gioiello di gioielleria Gucci per la vittoria. Io ti do, aspetta un po', aspetta un po'. A te ti piace studiare? Ti piace studiare? Pensate che parla appena tre lingue? Parla appena tre lingue, e la Studi Professionali Associati del dottor Pierpaolo Pambira ha deciso di regalarti 500 euro per un tuo corso di specializzazione a scelta. Eccolo qua. Eccolo qua, ma soprattutto, signore e signori, e qui ci vuole la musica, Sonia Pambira elegge la prima Miss, lo possiamo dire, anche se è la nostra The Equestrian Show 2023, è Camilla D'Urbano, la corona se ne va in Piemonte. Tenetegli qualcosa e lei si tiene la corona. Hai preparato il bagaglio extra?
Signori e signori, ha vinto la prima edizione di The Equestrian Show Camila Turbano. Grazie, grazie mille, grazie. Sono senza parole davvero, grazie. Ho ancora i brividi. Camilla, ti toccherà fare un check-in diverso domani, perché ti porterai a casa un po' di roba. Noi adesso fra un po' ve la facciamo conoscere, potete venire a fare le foto con lei. Rimani qui perché consegniamo adesso i premi speciali. Dove sono? Rimani qui con noi perché la vincitrice rimane. Grazie Federico, ovviamente. I premi speciali, ci sono dei premi speciali. Pesa? Pesa, eh? È la prima corona realizzata per questo format, grazie ovviamente a TVDM. Camilla è stata veramente una macchina da guerra, perché non ha avuto paura di portare sue avversarie all'interno dei casting, quindi ha portato tante ragazze anche della sua stessa regione rischiando di non essere scelta. Ha fatto veramente una produzione numerosissima di post e di pubblicità per le aziende, ha fatto tutto quello che era possibile e immaginabile anche in tutte le lingue tra inglese e tedesco, ha portato già molte ragazze per l'anno prossimo e quindi noi abbiamo tenuto conto di tutto questo e non potevamo fare che il tuo nome. Non finiscono qua i premi, ne abbiamo altri tre molto 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 importanti che adesso mi porta forse Matteo. Intanto arrivano le altre tre fasce, eccoci qua, grazie ragazzi ovviamente, Gloria rimani con noi, abbiamo le buste Matteo, arrivano le buste, c'è il premio di Vittoria Assicurazioni che è il nostro partner ufficiale e ovviamente anche il premio, fammi leggere che sennò non mi ricordo più, della DAS difesa legale, sempre ovviamente del dottor Giorico che ringraziamo per aver ovviamente offerto questi due bellissimi premi. Qui ci sono le targhe, ma lì ci sono le buste del valore di questi due premi, giusto Matte? Cerco di capire che cosa mi succede lì, ma penso di sì. Non sono i premi della vittoria? Sì? No? Adesso lo capiamo. Mi dovete dire intanto chi potrebbe aver vinto questo premio. C'è la busta? Dov'è? Ce l'hanno le ragazze già la busta? L'hanno data già Michela? Io dormo, io dormire allora. Io dormire. Un attimo. Grazie. Dottor Giorico, salve. Non si preoccupa. Ah, ricorda i nomi lei, perfetto. Michela, che cosa hanno vinto soprattutto? Prego. Vincitrice del premio Vittoria Assicurazioni è Eleonora Lilliu. Eleonora Lilliu. Intanto ti consegniamo questa e dal dottor Giorico ti facciamo spiegare che cos'è, dottore. Il microfono. Grazie. Eccolo. Una polizza. Ecco qui la fascia messa da Eleonora. Eccolo, lo dico io allora. Lo vedete, è un premio offerto da Vittoria Assicurazione valido per una polizza infortuni per un anno. Speriamo che non serva, però è importante avere anche questo tipo di premi. E va ad Eleonora Lilliu. Abbiamo il premio DAS legale. Grazie Eleonora. Nel frattempo. Il premio DAS invece va a Nadia Merolle. Nadia Merolle. Nadia riceve in premio una polizza per un anno a tutela della propria famiglia. Quindi un premio importante esteso ovviamente anche ai tuoi familiari. Grazie mille ovviamente di essere stato con noi. Ci sono altri premi? L'ultimo premio lo consegna ovviamente Pierpaolo Pambira. E sono dei premi importanti. Michela, a te il compito. Michela. Vince un contratto pubblicitario annuale di 500 euro per la promozione sui social del gruppo Star Wine Meets Art
Asia Cardinale. Asia Cardinale vince una sponsorizzazione di 500 euro e il compito di Asia sarà promuovere questa azienda. Da adesso in poi sarà tuo compito promuovere questa azienda sui social e questa azienda ti dà un buono di 500 euro per farlo. Grazie a te. Abbiamo un altro premio. Un contratto pubblicitario annuale di 500 euro per la promozione sui social di Sabbie d'Oro va a Valentina Curzio. Valentina Curzio vince la sponsorizzazione di 500 euro per promuovere questo brand sui social, essendo lei una macchina da guerra. Chi affidarsi ovviamente alla stalkeratrice di Instagram, quindi riceverai questo bellissimo premio e dovrai sponsorizzare questa azienda per un anno e questa azienda ti riconosce il valore di 500 euro per farlo. A lei. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Sembra di sì. Gloria, Matteo, Camilla, Michela, ci siamo, è finita qui. Io vi ringrazio veramente a tutti, ringrazio tutte le autorità, tutti i presidenti, il direttore generale, il presidente del CONI, il presidente della FISE Sardegna, l'assessore, l'Arfrauer Gallery, veramente tutti coloro, Federico che è stato qui con noi in rappresentanza di Antonio Spanedda, tutte le aziende, grazie a Sonia, grazie a Barbara, grazie a Daniela, grazie a Vittoria, con Vittoria vi vedrete ovviamente a Verona, non è finita qui, non è una minaccia ma ovviamente è l'augurio, grazie a Isabella, grazie a Simonetta, grazie ad EcoTV che ha fatto una diretta di esattamente in questo momento 2 ore e mezza come ci eravamo promessi. Noi ci rivedremo esattamente lunedì prossimo con il meglio di. Grazie a Michela. Grazie a Max, grazie a tutti coloro che hanno lavorato davanti e dietro le quinte. Grazie a Roberto Pedicchia, grazie ad Elio, grazie a Simone Gallina, grazie a Palazzo D'Oglio, grazie a Carmen Tirotto, a Francesca Lucchesi, al direttore Sozzo, a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima manifestazione. Da parte mia, da parte di Gloria, da parte di Matteo, da parte di Michela e da parte sua, la rivederci al 2024, ma soprattutto la rivederci è al 9-12 di novembre presso Fiera Cavalli. Grazie a tutti e buonanotte. Le foto con la vincitrice, le foto con la vincitrice, le foto con gli sponsor, via, scatenate l'inferno.